Oggi siamo a Pantelleria, qui perché abbiamo presentato alla popolazione, alla cittadinanza, un progetto, Pantelleria Zero. Questo progetto parte da lontano, parte dall'estate del 2014, in una lunga battaglia fatta soprattutto dalle regioni meridionali contro le trivelle e contro quel decreto del governo Renzi, il decreto Sblocca Italia. Siamo partiti dalla partecipazione della gente sulle spiagge con manifestazioni dal nome Giù le mani del nostro mare, per giungere poi a novembre 2014 a Bruxelles, dove abbiamo portato la protesta al Parlamento europeo. Qui abbiamo così protestato contro un modello fossile per proporre invece le alternative. Le alternative presentate da Angelo Consoli e dalla Fondazione Cetli, che oggi ha dato alla cittadinanza una prospettiva diversa. Ossia Pantelleria Zero, come riuscire a rendere indipendente energeticamente questa isola soltanto con le energie rinnovabili, soltanto con l'eolico, col solare e col geotermico. Dobbiamo andare oltre ciò che il nostro governo vuole sviluppare, ossia passare da un pensiero fossile a un pensiero solare.